Un attimo solo, che sta collegando. Eccoci. Ciao Ciao, Andrea, buon ciao, ciao, pomeriggio. buon pomeriggio, ciao. Grazie mille di aver accettato il nostro invito a partecipare a questa chiacchierata. Nulla, grazie a voi, anzi, di avermi invitato. Come dicevo prima, tu sei stato un grande protagonista del nostro fantacalcio. Io in primis ti ho avuto, quindi era comunque d'obbligo chiederti di partecipare. Come stai? Ma bene, dai, a casa, quindi nulla, dai, stiamo cercando di far passare un po' le giornate, sto con mia figlia, con mia moglie, e quindi così, dai. Ti stai allenando? Sì, mi sto seguendo una scheda che ci ha fornito il preparatore atletico. E la sto seguendo ovviamente, non è che si possa fare chissà che cosa, però dai, ci si tiene un po' allenati. Secondo te il campionato riprende? Ma allora, ieri mi pare, no, che Gravina ha rilasciato un'intervista dove diceva che sicuramente si finiva il campionato. Quindi bisogna stare a vedere come si evolve tutta questa situazione. Sono dell'idea che se non ci siano i presupposti giusti, è inutile neanche cominciare. Prima di tutto, ovviamente, la salute della gente, poi il calcio verrà ben dopo, dai. Giustissimo, pienamente d'accordo. Tu giochi ancora, giusto? Sì, io Cioè, adesso parte. sono a Senigallia, vivo qui a Senigallia perché mia moglie è di qui. E sto giocando con la Vigor Senigallia. Ho iniziato e poi dopo qualche partita che iniziavo a entrare un po' nel ritmo partita, purtroppo Certo. si è fermato tutto. Quindi, adesso mi era venuto un attimo dubbio, però tu comunque non sei ancora ex calciatore, sei a tutti gli effetti un calciatore, un protagonista dei campionati italiani. Nel mentre ti arrivano già saluti da Cagliari, te lo dico, che qualcuno già ha scritto perché si ricorda della tua avventura calcistica in quel di Cagliari. Che ricordi hai della Sardegna e del Cagliari? Ma è ricordo sicuramente bellissimo, è indelebile poi perché la squadra e la città dove sono riuscito a giocare in Serie A, iniziare a giocare in Serie A, anche se avevo già esordito con l'Atalanta, avevo fatto un campionato, però ecco, è quello che mi ha dato continuità, ha creduto in me, ecco, sicuramente Cellino, perché era presidente Cellino, e Allegri soprattutto. Però sicuramente un bellissimo ricordo. Nel mentre qualcuno chiede, ma Lazzari non gioca alla Lazio, però questo è Luca Sì, Lezzerini, quindi. Lezzerino. No, è un altro. Per quanto vabbè, va detto che Manuel Lazzari è un difensore prestato al centrocampo, però Esatto, diciamo però che. quello vero adesso di Lazzari sta giocando in eccellenza. Esatto, l'originale. Si scherza, ovviamente. Ah, ci mancherebbe. Fate parte di due stagioni calcistiche diverse, quindi ogni stagione calcistica c'ha il suo Lazzari. La mettiamo così. Esatto. Lezzerini Fabio, voleva, vai. anche nel cognome, vedi, Lezzerini Cioè, vorrebbe, ma purtroppo non è di questa stirpe, mi dispiace. sono cose che capitano purtroppo, Andrea, quindi Purtroppo non se ne tutti farà possono una avere quella ragione. fortuna. Giustissimo. Fabio si ricorda un tuo indimenticabile gol contro il Napoli al Sant'Elia. Sì, è stato bellissimo perché stavamo vincendo 1-0 e verso la fine è stata praticamente un'azione loro che quasi fanno gol, si sono presentati davanti a Marchetti, mi pare con Lavezzi, e
E fu un grande intervento di Marchetti che salvò praticamente il risultato e poi rifece partire subito l'azione. In 4-5 passaggi siamo riusciti ad arrivare al limite dell'area. Jeddah, se non mi ricordo male, mi passò la palla fuori dall'area e io di sinistro riuscii a metterla sotto l'incrocio davanti alla curva, perciò è stato Bellissimo. veramente esploso lo stadio, è stata un'emozione veramente indescrivibile. Immagino. A proposito di Cagliari, ci chiedono un altro nostro follower ci chiede come nacque la particolare esultanza con Matri. Ma allora, come ho già detto, fu una di quelle che provammo, nel senso che prima di quelle provammo a farne altre, però quella poi è quella che ci piaceva di più, no? E la portammo avanti. Era un modo di dire che si usava tra di noi e per anche scherzare sul fatto che stavamo quasi sempre in panchina i primi anni. E poi dopo invece l'abbiamo portata avanti molte volte. Direi. Vincenzo ti chiede se ti diverti più in eccellenza o se ti manca l'agonismo della Serie A. Ma allora direi che anche in eccellenza comunque c'è molto agonismo, nel senso c'è molta voglia come in Serie A di vincere e quindi anche lì bisogna essere pronti. Ovviamente i campi, gli stadi sono ben diversi, perciò giocare davanti a un pubblico numeroso, uno stadio come San Siro oppure a Marassi, a Roma, all'Olimpico è tutta un'altra cosa. Però ecco, è comunque stimolante anche giocare in eccellenza. Sicuramente. Poi va detto che poi riprendo a leggerti le domande perché ne stanno arrivando tantissime, ce n'è anche una che dobbiamo scoprire se è quello che penso io, chi ti ha scritto. Tu hai esordito a San Siro. E con Oh, l'Atalanta sì, una sì, delle prime partite da titolare. È stata eh. contro il Milan, contro uno squadrone dove c'era Maldini, ancora Costa Curta, c'erano Seedorf, insomma, c'erano grandi giocatori. Quindi comunque anche iniziare a mettere i primi passi già in uno stadio del genere, per quanto quello di Bergamo penso che sia comunque una bolgia Sì. e si faccia sentire parecchio, però anche andare in un palcoscenico del genere sia tanta roba. Sì, Allora, per me. qui. Vai, vai, sempre. No, 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 per scusa, me dico scusami, che prego. erano le prime volte, la prima volta andare a San Siro, era una cosa, inimmaginabile, no? Era veramente emozionante. Qui ti saluta, penso che sia lui, adesso non sono sicuro, Diego Peralta, Sì, ho visto che ha che io mi scritto. ricordo, infatti ho detto sarà lui o non sarà lui, Sì, è però lui, perché è anche lui. lui quindi. Che chiede se conosco Lezzerini. Sì, poi sì, poi mi hanno mandato un po' di saluti, un po' di tutto, sì. Però adesso l'ho letto anche io un attimo, sono rimasto così. Fa piacere che partecipi, però un attimo adesso non me l'aspettavo. Adesso lui dice dei capelli miei, ma devi vedere i suoi, che ogni giorno cambia colore. Eh? È improponibile. C'è chi può, c'è chi no. Sì. Io per esempio no, non posso farlo, quindi lo capisco. Chi può è giusto che ne approfitti. Fabio invece ti chiede se ti ricordi, ma penso sia una domanda retorica, la tripletta alla Juve, che poi, per chi non lo sapesse, era nel ritorno di Coppa Italia dopo che l'andata vi ha fatto doppietta. Esatto. Tanto, salutiamo Fabio. Beh, sì, come non ricordarsi della tripletta alla Juve, nel senso, si giocava poi anche nel vecchio delle Alpi,
Quindi anche lì c'erano dei giocatori, Emerson, Del Piero, Ferrara, Tacchinardi in mezzo al campo, insomma era una corazzata. Trezeguet era rientrato da poco dopo un infortunio. Infatti mi ricordo che lo stadio cantava quasi solo per lui. E sì, comunque è un ricordo veramente anche quello ben chiaro nella mente. Che poi quell'anno hai vinto anche la classifica cannonieri della Coppa Italia con 9 gol. Sì, esatto, sì, perché ne avevo fatti, adesso non ricordo benissimo, mi pare ancora un'altra doppietta a Vicenza. Avevamo giocato contro il Siena, da loro, Albino Leffe. E basta, sì, poi 9 dovrebbe essere 5, 4, 9, quindi quelli erano i gol. Più della metà li hai fatti solo contro la Juve. Esatto. Alzo le mani lì tranquillamente. Non è che c'è molto, molto da Sì. fare, che comunque per dire avevi 20 anni neanche quando hai Sì. fatto questi gol, quindi diciamo Esatto, sì, che 19, avevi proprio 20. i primi passi li hai fatti benissimo, perché lì non hai sbagliato Era nulla. cominciata abbastanza bene, dai, non proprio benissimo perché poi in campionato purtroppo siamo retrocessi e ho fatto solo un gol. Però ecco, in Coppa Italia all'inizio, poi che le partite prima della Juve, esatto, giocavano quelli che non erano i titolari, quindi bisognava mettersi in mostra e è andata È bene. andata benissimo, è andata benissimo. Gianni Esatto. ti chiede, che ricordi hai della parentesi a Bari? Ah, bellissimo. Allora, all'inizio ero un po' scettico, dico la verità. Più che altro anche parlando con amici e parenti, mi dicevano: ma dove vai a Bari? No, sono quelle cose che se non conosci, se non provi, purtroppo non puoi giudicare. Quindi ero partito un po' prevenuto. E invece ho scoperto una città innanzitutto bellissima, perché poi magari è stato anche il fattore che si entrava nella bella stagione, perché sono andato a fine gennaio, le giornate poi iniziavano a essere belle, lo stadio e il calore dei tifosi, anche lì è veramente forte e te lo fanno sentire anche durante la settimana perché vengono in tanti agli allenamenti. E poi, come ho detto, ho trovato anche delle persone fuori dalla società. Nella vita di tutti i giorni ottime, quindi ho un bellissimo ricordo. Qui giustamente iniziano a scrivere, come dicevo prima, un po' da tutte le parti, quindi vogliono sapere anche un ricordo di Udine. Ma anche Udine, ho un ricordo ottimo, nel senso una società organizzatissima. Che a livelli veramente alti, perché dovevi pensare solo al calcio e tutto quello che riguardava poi anche la vita privata, se avevi bisogno, la società c'era in qualsiasi momento e in qualsiasi cosa tu potessi chiedere. Un centro sportivo molto bello e anche organizzato, e anche lì ho trovato degli amici ottimi fuori dal campo, delle persone veramente di cuore e una città veramente bellissima. Io abitavo a pochi chilometri dal centro, ci andavo in bici praticamente, e anche il centro, veramente la città di Udine è veramente bella. È un po' lontano, Udine, però quello sì, però si sta bene, eh. si sta bene. Devo dire, l'hai girata bene in lungo Esatto, l'Italia, anzi, in lungo e in largo, visto che sei arrivato pure nell'isola, in una delle isole, scusa, non me ne voglia la Sicilia. A Udine hai anche realizzato in Europa League un gol da metà campo, cioè, molto, molto semplice. Cioè, e sì, siccome non è basta l'unico, tirare. e siccome non è l'unico, perché un altro l'hai realizzato anche col Grosseto contro il Piacenza, se non sbaglio, che era la tua ex squadra, per fare le cose per bene. Come ti viene in testa di tirare a metà campo?
Finché ne capita una volta, È ma due. un'idea che è venuta dal guardare gli altri, nel senso quando guardi i filmati, i video, no? Adesso su YouTube vedi svariati gol di questo tipo. Io mi ricordo un gol che fece Maradona, che avevo visto da lontano e anche subito, mi pare, da inizio, praticamente si fece inizio partita, si fece alzare la palla e tirò da, ecco. Sì, E sì. sono quelle cose che ci provi, nel senso, ogni tanto ci avevo provato, se non ricordo male, anche contro il Siena, il primo anno proprio di Atalanta. Quindi sono quelle cose che, sai, ti vengono così, ci provi, vedi il portiere fuori, comunque anche in allenamento magari ogni tanto ci provi a fare qualche giocata e poi quando ti viene un bel gol. Vabbè, e devo dire, io me li sono riguardati. Tanta roba, tanta roba. Anche, già che comunque già la distanza, perché si vede anche quando uno sbaglia da un metro, dici sbagli da un metro, però segni da 40. E sì, quindi è veramente, veramente spettacolare. Poi se lo fai anche con quel pizzico di malizia, non è che dici casualmente, perché l'intenzione c'è, allora ha un altro, ha anche un altro sapore. Vincenzo ti chiede. In quale squadra reputi di aver avuto un'esperienza negativa, se c'è? Sì, no, ma allora diciamo che in tutte le squadre purtroppo ci sono dei momenti negativi e dei momenti positivi. Fortunatamente sono stati più quelli positivi. Ricordo l'anno di Firenze, uno dei momenti negativi per quanto non riuscivo a dare quello che magari gli anni prima a Cagliari avevo dimostrato e anche come a livello come si può dire, di Di gioco. tifosi, Ah. no, di società, c'era un po' di malumore nella città, ecco, c'era un po' di casino anche in società con vari giocatori. Un'altra è stata quella di Carpi, che purtroppo anche quella non fu una bella esperienza, Un'annata fortunata. però. Esatto, sì, sono quelle cose che purtroppo capitano, come capitano nella vita di tutti i giorni, avere dei momenti, no, sta ovviamente nel cercare di superarli nel migliore dei modi. Esatto, Fanno comunque parte del gioco queste sì. situazioni. Fanno parte della Poi vita, no? comunque dici, se resti in una sola squadra e già magari fai parte di quell'ambiente, però quando giri è normale che non tutti i posti possano essere congeniali magari anche a te, al tuo gioco o comunque anche a tante altre situazioni. Tu hai avuto Esatto. tanti grandi compagni di squadra. Adesso, cioè, penso che se iniziamo a citarne qualcuno non la finiamo più. Ce n'è Sì. uno a cui sei legato particolarmente, magari con cui ti senti più che è iniziato il rapporto dallo spogliatoio e poi invece è rimasto anche nella vita. Allora, vabbè, a parte a Cagliari che ho un ricordo e abbiamo un rapporto che tuttora ci sentiamo, anzi, ieri ho proprio sentito Alessandro Matri, con lui, con Davide Biondini, Lupatelli, anche Cristiano Del Cristiano Biondi. Grosso, Bianco, Fini, questi abbiamo anche una chat insieme dove ci teniamo in costante contatto. Ce n'è un altro che è stato anche mio testimone di matrimonio ed è Giovanni Pasquale, che ho conosciuto a Udine e tuttora quando possiamo ci vediamo, ci incontriamo e cerchiamo di stare insieme. Quindi con lui c'è un rapporto veramente forte anche fuori dal campo e dopo il calcio. Bello, bello quando diventa così anche il rapporto tra compagni di squadra. Sì, c'era, è stato
Subito è stato lui, proprio quando sono arrivato a Udine, a farmi un po' quasi da chioccia, perché sai, mi invitava fuori a cena con la famiglia, andavo a casa sua, insomma, siamo veramente diventati molto legati. C'è un avversario invece che ogni volta che lo incontravi ti mettevi le mani in testa e dicevi: no, mi tocca, oggi mi tocca correre, devo acchiapparlo in qualche modo. No, sai chi c'era, vabbè, a parte i primi anni che quando andavi a Milano, Roma, così dicevi, guardavi sulla carta e dicevi che è inutile che scendiamo in campo perché tanto. Però mi ricordo Pizarro quando giocavo magari trequartista e dovevi stare su Pizarro in marcatura, era una continua sterzata e vai di qua, vai di là, era veramente ti ubriacava. Però ecco, Pirlo pure un altro che era, dovevi stare 90 minuti e più attaccato a lui, perché mi ricordo con l'Atalanta che giocavo, ecco, come seconda punta, il mio compito era quello di arginare Pirlo. Gli ho lasciato mezzo metro e ha messo la palla a gol. Quindi ecco, sono quelli che questi Anche giocatori. perché poi non è che dici corridori, però sono quelli che gli lasci lo spazio per far passare il pallone. È la fine. Esatto, e ti fanno Tu male. hai avuto anche la fortuna e naturalmente la bravura anche di arrivare in nazionale, hai giocato anche con l'Under 21, Sì. convocato con la nazionale maggiore, ma hai giocato con l'Under 21, giusto? Sì, con l'Under 21 ho fatto anche un europeo in Olanda che non andò benissimo, siamo usciti ai gironi, però anche lì è stata una bella esperienza perché comunque è un rapporto che coltivi nel tempo perché anche quello della nazionale comunque dura di più negli anni e poi magari ti ritrovi anche in nazionale A. E anche lì sì, ho avuto la fortuna di essere chiamato da Prandelli. Con Davide Astori eravamo insieme a Cagliari e la prima convocazione fu insieme, fu una bella esperienza. È vero, non li ho menzionati anche per non perché sapevo che sarebbe uscito il nome di Davide. Prima di leggerti una domanda sugli allenatori, un ricordo di Davide, perché tanto è una cosa che accomuna tutti quanti, non solo il Ma certo, fiorentino, no, il ma cagliaritano. con Davide ho tanti ricordi perché poi abbiamo passato tanto tempo a Cagliari insieme, siamo arrivati nello stesso anno a Cagliari, abbiamo fatto la prima convocazione insieme e praticamente siamo cresciuti, dai, un po' insieme, è un ricordo sempre forte perché il ragazzo. E poi l'uomo che è diventato comunque l'ha dimostrato e lo dimostra poi anche tutto l'amore che la gente ha nei confronti di Davide. Giustissimo, giustissimo. È una di quelle persone che non è retorica a dire che se n'è andata troppo presto. Sì, sono quelle Assolutamente. persone che bisogna portare come esempio ai bambini che iniziano a giocare a calcio. Purtroppo se n'è andato troppo presto. Fabio ti chiede, quale allenatore ti ha dato di più dal punto di vista tattico e quale di più dal punto di vista umano? Ma allora, sicuramente tanti. Credo che all'inizio Mandorlini mi abbia un po' indirizzato nella giusta tattica, nel come stare in campo. Era il primo allenatore da professionista praticamente che avevo a Bergamo. Anche Allegri comunque mi ha un po' arretrato come mezzala. Ogni tanto mi faceva giocare anche come trequartista, però anche lui a livello tattico e umano sicuramente mi ha dato molto. Poi comunque
Anche Pioli a Grosseto è stato uno di quelli che sia tattico che umano mi ha dato molto. Tu negli ultimi, tra virgolette, negli ultimi anni stai ancora giocando, quindi, però hai avuto come allenatore Gattuso a Pisa. Sì. Sì. Come ringhio da vicino come allenatore? Ma è praticamente come in campo, veramente aveva una voglia e una foga di cercare di farti dare di più durante gli allenamenti e durante le partite, che è quella che si vedeva poi in campo. Credo che con lui anche il secondo allenatore, Gigi Riccio, è molto bravo, molto preparato. E si compensano bene tutte e due, però ecco, Ringhio era quello che si vedeva in campo. È rimasto, no? Perché giustamente vederlo da fuori è una cosa, però tu che l'hai vissuto da vicino ce lo confermi. Sì. Tanto di capello è rimasto uguale, Il benissimo. primo giorno che sono arrivato a Ecco. Pisa, ecco, io sai, ho giocato anche contro di lui. Però sono andato nello spogliatoio, mi ha chiamato nello spogliatoio, l'ho salutato, gli ho dato del lei, gli ho detto: salve mister, che cazzo fai? Mi chiami mister? Non so perché, ma mi e già aspettavo una risposta del genere. Fa quindi ti fa capire. capire esatto la persona comunque. Beh, sicuramente ti ha messo a tuo agio. Sì, esatto, sicuramente. Una persona così, di prima chita, Sì, anche sì. perché comunque è un campione. E a Sì, sì, priori sì. gli daresti del lei, eh? Anche se lo Esatto, vedi tutti i giorni esatto. a fianco, Esatto, quindi esatto. ci sta. Ci sta. Visto che giustamente noi siamo un canale di fantacalcio, te lo devo chiedere. Aspetta, prima di farti questa domanda, te lo devo chiedere perché l'hanno già scritto 3 o 4 volte. Adesso, visto che lo scrive lui, te lo Ah, devo vedo. chiedere. Com'è stato giocare col tuo idolo Luca Crescenzi? Giusto, per par condicio, per correttezza te lo chiedo perché me l'hanno chiesto in diversi, quindi. Vabbè, è uno dei difensori più forti con cui abbia mai giocato Luca Crescenzi. Una roba mai vista, dai. Vedo che si divertono Sì, adesso leggo, a leggo i scrivere. ragazzi. No, no. Questa l'ho fatta perché poi, visto che ha partecipato anche lui, allora Sai cos'è andava bello? assolutamente chiesto. Che io vedo che Dimmi. scrivono sotto e però intanto mi arrivano anche le notifiche che non ti posso dire che cosa scrivono di Ecco. WhatsApp perché ci abbiamo. Sì, Anche lì, ti vedo. il bello e il brutto delle dirette di Instagram è così che leggi qualcosa, ma devi restare concentrato Esatto. comunque. E loro giustamente, da brave persone quali sono, ti scrivono sia su WhatsApp che Ovviamente. su Instagram. Qui comunque ci fanno sapere che Crescenzi a Football Manager era un idolo. Quindi, dai, allora non hai sbagliato sulla tua analisi del Vedi? giocatore. Esatto. Esatto. Come ti stavo dicendo, essendo noi un canale di fantacalcio, te lo devo chiedere: hai mai giocato al fantacalcio? Io no, purtroppo no, non ci ho mai giocato. Adesso avevo mandato un messaggio agli amici di Bergamo se qualche tempo fa se volevamo incominciare, ma non ho riscosso molta fiducia, quindi non. No. Però sai comunque come si gioca, sì. Beh, Sì. come ti ho detto all'inizio, sei stato comunque un ottimo protagonista del fantacalcio. Ripeto, io ti ho avuto, sono sicurissimo. Ti ho avuto quando eri a Cagliari, che giustamente stavo anch'io a Cagliari in quel periodo, Certo. stavo ancora a Cagliari in quel periodo, quindi ti seguivo Sì. con particolare attenzione. Però. Spero. Sei stato comunque, sì. Sei stato comunque Sì. un centrocampista con, come dicevamo prima, anche con un'ottima vena realizzativa.
Quindi i tuoi voti positivi li hai sempre portati, anche perché hai avuto la bravura di giocare anche in squadre importanti. Quindi quello per certi versi facilitava. Era difficile perché c'avevi l'importanza di una determinata maglia, però il tuo l'hai sempre fatto. Quindi stai tranquillo. A parte che qualcuno l'ha Speriamo, già qualcuno. scritto che ti prendeva sempre, quindi Speriamo, ci credo. dai, di aver portato qualche punto in più alla squadra. Ma assolutamente, li hai portati. Te lo posso Bene, confermare in dai. prima persona. Quindi, Bene, qui bene. ecco, vedi, qualcuno ti ricorda anche come anche da Grosseto, Da arrivano i saluti Grosseto, anche da esatto, Grosseto. il Quindi, solito tanto. tu hai avuto come compagno di squadra, se non sbaglio, era aggregato con la Primavera, un ragazzo che noi avremo ospite più tardi, che è esploso. Quest'anno in Serie A, Mancosu. Ah, sì. Com'era quando era ancora alle prime armi? Ma era comunque voglioso di fare e mi ricordo anche di un Cosu, Andrea, che lo massacrava abbastanza. però no, ho un ottimo ricordo e anche a livello comunque di campo era già si intravedeva ecco, che poteva arrivare a grandi risultati come li sta avendo adesso. Beh, devo dire che essersi fatto le ossa con Cossu non è roba di poco conto, quindi, perché piccoletto, piccoletto, classica caratteristica sarda, Cossu, piccolo ma testardo, quindi Piccola, sì. le cose te le Era faceva capire micidiale sicuramente. Oltre che dei piedini, anche. Poi, Cossu su esatto. questo era veramente Grande giocatore. un gran giocatore. Noi abbiamo la tradizione. Di fare una sorta di un gioco con voi ospiti, appunto, per restare in tema fantacalcistico. Chiediamo due top 11, una vintage, per così dire, di quando giocavi in Serie A e una invece attuale, quindi un 11 della Serie A, di quest'anno, con Ok. l'aggiunta anche dell'allenatore. Così puoi fare anche una sorta di fantacalcio di quando giocavi tu e puoi spaziare compagni, avversari, chiunque, Ah, volendo puoi anche quindi schierarti. Crescenzi, questi Peralta purtroppo no, perché la Serie A ancora non ci sono Esatto, arrivati. esatto, Mi dispiace, vedo che continuano a esatto, scrivere, mi dispiace. Con quale? Ah, beh, è No, vero, tu hai vedo. giocato anche con Riccardo Montolivo, per dirne una, con Con Osvaldo, Ricky, con Bento. sì, Riga. Esatto, No. sì. Jovetic, Ljajic, Pasquale, Bellini. Sì, Gilardino, Un altro. Bombardini, Ventola, Zampagna. Mamma, quant'era forte Zampagna? Un altro Zampagna che ho avuto era al uno fantacalcio. grosso, bello, bello da un bel animale. Vabbè. Da quale 11 vuoi iniziare? Dalla Ma io vintage o dall'attuale? partirei da quella vintage che ho fatto un po' di ricordi di quando ero anche bambino, nel senso che allenatore ovviamente devo mettere cappello perché da piccolo mi piaceva vedere il Milan di cappello e poi anche nei 5 gol alla Juve era lui l'allenatore, quindi poi vabbè, Quindi glielo devi anche come favore, esatto. dopo che gli hai dato rifilato 5 gol, dai, E ti devo schierare. in porta ci metterei il portiere che c'era al Milan, Rossi, Sebastiano Rossi, che aveva anche, Aspetta mi però, pare. aspetta che ti fermo un attimo. Sì. Vintage devi averci giocato contro. Ah, beh, Quindi qua ti frego. allora metto Lupatelli, che ho conosciuto Bello. che Cristiano Lupatelli. Beh, è un numero 10. esatto. Un numero Poi, 10. allora, terzino destro, io stavo pensando a Benarrivo, però non ci ho giocato contro. Me lo lasci Allora proprio ugualmente, devi cambiarla. No, no, no. È allora bello devo perché così adesso mettere Manucci. ti devo far pensare.
Panucci, Panucci. Panucci. Beh. Non è che sbagli, eh? Poi vabbè, in mezzo i due Nesta e Cannavaro, voglio dire. Che quelli ci hai giocato anche troppo contro, mi sa. E a sinistra il capitano Maldini. E qui già Poi non passa metto, vabbè, nessuno. esatto, una bella difesa ci mettiamo. Davanti alla difesa ci metto Pirlo. E qua, osti, adesso io giocherei con le due mezze ali. E ti dico, avevo messo Savicevic e Paul Gascogne. È che non è, non è. Allora metterei Seedorf come mezzala e Rui Costa. Poi senti, dietro le punte ci metto uno che ho giocato all'Atalanta quando andavo a fare le partitelle, che è Morfeo, Domenico Ah, Domenico Morfeo. Morfeo. E poi davanti Totti. Totti, io avevo messo Baggio, Totti e Baggio. Baggio però, no, a Brescia, quando è che ha smesso lui l'ultimo anno a Brescia? Brescia Forse quando c'è 2004. stato 4, forse io ho iniziato 2004 con l'Atalanta, lui, boh, non mi ricordo se ci ho giocato o no quell'anno. Se no, un altro. Guarda, te lo concedo, adesso lo segniamo, ma mi dai anche Dai, l'opzione così Baggio. controlliamo. Allora ti dico Close, Totti Ma Close. è Alla cioè Lazio, me lo ricordo, era una roba. Madonna, fortissimo. Com'è? beh. Buon Allora, 11. 4 3. Beh, guarda, forse rispetto ad altri questo era già più fattibile a livello di crediti. Già, però è Ah, anche di si quello che è poteva, uno di quello che certo. ti che cioè, sì, ci riuscivi forse, in qualche modo Ah, ci se riuscivi. no sforavi Però Baggio. era sì, lì infatti era finita la carriera di fantallenatore. Però questa è una di quelle rose che Può dare gira i suoi bei soddisfazioni. punti, ma tanto, tanto. Eh Tanto, oh, è bellissimo leggere Domenico Morfeo, è no, un vero Amarcord. Beh, che poi come te lui per chi è è stato amante, all'Atalanta, è andato anche a Cagliari. È stato anche a Cagliari, esatto, sì. Domenico. Sì. Forse anche a Firenze? È stato al Parma, Parma Inter? Firenze, Forse anche a Inter, Firenze? sì. Tanto ce lo Non mi scrivono, ricordo. quindi. Non, Esatto. qualcuno anzi ti ha contestato il fatto che non hai messo Mudinga, però Sarà uno dei. Se non è lui, è qualcun altro di quelli di prima, di Peralta, Avogadri. Anzi, Avogadri ha detto se lo possiamo salutare, che purtroppo anche a lui a casa da solo, che sta cercando qualcuno per passare il tempo e chiede di videochiamarlo. Guarda, parlo con la redazione e vediamo cosa è Bravo, gli possibile. Comunque ci disse. danno conferma che Sì, lei è Morfeo è Morfeo. passato da Firenze. Vedi, È non mi passato a Firenze. ricordavo. Non me lo ricordavo neanche io, però, beh, quindi i giri li avete fatti, avete avuto percorsi simili. Dai. E invece la top 11 attuale? Allora, top 11 attuale, diciamo che allenatore, ma italiano oppure posso No, ma è anche. indifferente. Ah, No, allora che Guardiola, comunque sta in diciamo. Serie A. Sto No, pensando aspetta, che sta in allora De Serie Zerbi, De Zerbi, De A. Zerbi. No, perché è sempre Cioè, inerente al fantacalcio. Quindi, ovviamente, ah, non puoi andare fantacalcio a puoi prendere solo. Ah, ok. quelli della E Serie A. Sì, questo sì. Se no, ecco, tu saresti al centrocampo sicuramente in qualsiasi fantasquadra. Quello è Senigallia, però purtroppo non sta ancora in Serie No, A, quindi magari non possiamo negli altri inserirlo. campionati, nei campionati E esteri, pensavo. esistono anche Ah. esistono dei campionati tra virgolette, di fantacalcio extra, cioè che ti prendono tutta quanta l'Europa, però lì devi essere proprio Certo. più pazzo di quello che siamo Ok. noi.
perché devi andare a seguirti 15 Allora, campionati. macello, Allora sai come. direi Ok, De De Zerbi. Zerbi come allenatore, che mi piace come fa a giocare la squadra. Poi a destra Di Lorenzo, Chiellini ed Evra in mezzo, e Kolarov a sinistra. Chi se vuole anche li fa ogni tanto. Direi, ma qua ne hai messo quattro che segnano, a parte Siamo Chiellini con esatto, l'infortunio, però. però poi vabbè, davanti alla Importa? difesa in porta Handanovic, pararigori. È una certezza in porta Handanovic sui bonus. Davanti alla Quella. difesa, diciamo Pjanic. Poi? Poi le due mezze ali metterei Nainggolan e Luis Alberto. Dietro le punte ci metto Dybala. E davanti Ilicic e Immobile. Qua a budget come siamo? Stavo valutando quello, sinceramente. Le mie facce erano dovute a quello. infatti avevo capito, bisogna ridimensionare qua, eh. Stavo facendo i conti. Sì, guarda, l'attacco non credere. L'attacco poteva essere fattibile. Perché comunque Dybala, prendendoli ad agosto, Dybala Certo. Ah, sembrava doveva ci partire. fosse il mercato, quindi chi lo prendeva rischiava. Decidevi di Certo. puntare su uno, puntavi su Immobile. Ilicic, col fatto che ha sempre fatto centrocampo, listato centrocampo, listato attaccante, una cosa o un'altra, è sempre stata un'incognita. È Certo. sicuramente stata la sorpresa, una delle sorprese più liete del campionato, perché un Sì. ruolino di marcia del genere, realizzativo, in poche, anche perché segna solo triplette, quindi è un più 9 ogni partita. Esatto. Capisci che gioco forza. La difesa forse, ma guarda, secondo me potevi Ci farla. Non possiamo. so quanti altri giocatori ti riuscivi a prendere oltre questi Basta, se 11. non si doveva far male nessuno. Esatto. Cavolo. Però no, non era impossibile. Come squadra non è impossibile, però è sicuramente una squadra con un ottimo rendimento. Quello Certo. te lo posso assicurare. Guarda che potresti essere un ottimo fantallenatore. Te lo dico perché. Visti i nomi messi a punto giusto, non. Ci Infatti, proverò, dai. sì. Qualcuno ti contesta e non sono i tuoi amici, te lo dico subito, che non hai inserito Tonali. Ma lo so, no, ci ho pensato, che purtroppo, come adesso capisco gli allenatori che devono fare le scelte e devono giocare solo in 11. È un casino, Anche quando inizi a averne Ce ne sarebbero. 24-25. Esatto. A proposito di allenatori, cosa vuoi fare dopo, quando deciderai di smettere di Ma giocare? se mai dovessi smettere di giocare, un giorno, no, Cioè, solo 35 anni, c'hai ancora modo, eh? adesso sto rivalutando sì, il fatto di allenare, nel senso che quando giocavo, ecco, in Serie A, non avrei proprio preso in considerazione quello di allenare. Adesso invece che ho fatto il corso d'allenatore 3 anni fa a Coverciano, abbinato alla preparazione atletica d'estate. Mi tengo comunque aggiornato con tutti gli aggiornamenti che escono. Ci stavo anche pensando, anche perché qualcuno, ecco come Giovanni Pasquale che ti ho detto prima, ha iniziato come allenatore, mi racconta un po' che comunque è una bella esperienza. E quindi sento Lupatelli che fa l'allenatore adesso all'Under 23 della Juve, qualche testimonianza, ecco, ce l'ho da poter dire che si potrebbe provare magari, poi non è detto che sia proprio la strada giusta, bisogna, ecco, valutare bene. Beh, anche perché hai già cambiato idea, quindi chissà Esatto. cosa ti può riservare.
cosa ti può riservare il futuro in questo? Allora, sicuramente noi ti auguriamo innanzitutto di continuare la tua carriera il più a lungo possibile, perché tanto la voglia è quella, l'hai detto, se mai smetterai, quindi ti auguriamo sicuramente di continuare a giocare. E poi, se deciderai di appendere le scarpette al chiodo e passare dall'altra parte, ti auguriamo una carriera altrettanto buona come quella che hai avuto da calciatore, che ripeto, ti si ricorda Grazie. in tutti, ti si ricorda un pochettino da tutte le parti d'Italia, quindi vuol dire che Grazie hai lasciato il segno, quindi complimenti anche a te per la tua carriera. E naturalmente anche grazie per questa bellissima chiacchierata. È stata veramente bellissima ed è stato un enorme piacere da fantallenatore poter anche scambiare quattro chiacchiere con te in diretta, Andrea. No, grazie, grazie a voi per l'invito, veramente. È stato un piacere Guarda, anche per me provare, ecco, anche questa nuova cosa del fantallenatore. guarda, poi noi siamo a disposizione, quindi quando vorrai iniziare e vorrai una mano, noi ci siamo. Quindi basta Perfetto. che ci scrivi, chiedi un consiglio, noi lo facciamo regolarmente, quindi sarebbe ancora di più un piacere farlo per te. Perfetto, grazie tante. Giusto, giusto. Sono convinto.